Oggi a Roma, Piazza dei Santissimi Apostoli era popolata da un esercito di insegnanti arrabbiati. Hanno espresso il loro dissenso per il DDL della buona scuola. I segretari delle sigle sindacali confederali hanno indetto lo sciopero nazionale per il 5 di maggio. Abbiamo voluto dare un messaggio in questa piazza oggi al governo, ma anche abbiamo voluto dire a tutti i nostri colleghi insegnanti, a tutti quelli che ci hanno ascoltato qui, a tutti quelli che ci ascoltano attraverso Gilda TV, che la campana sta suonando per loro. Nessuno deve tirarsi indietro, cari colleghi. Dobbiamo essere tutti uniti e chiudere tutte le scuole d'Italia il prossimo 5 maggio per dare un segnale forte al governo. Ho detto ai colleghi, assieme agli altri, che questa non è soltanto uno sciopero e che è finita lì. O il governo fa marcia indietro o noi andremo avanti, anche se necessario durante il periodo degli scrutini. Penso che il disegno di legge, al di là del nome che gli hanno dato di buona scuola, sia proprio un disegno di legge sbagliato. Sono molte le critiche che si possono fare, ma direi che fondamentalmente la prima è che dividono i lavoratori invece di andare a un percorso di stabilizzazione dei precari. Negli anni si è creata una giungla di graduatorie diverse, di modalità diverse di raggiungere l'abilitazione. Oggi non si può mettere questi lavoratori gli uni contro gli altri rispetto alla prospettiva della stabilizzazione, quindi bisogna determinare una scelta e peraltro bisogna determinarla in fretta, perché l'anno scolastico in realtà è alle porte e se non si fanno le scelte vuol dire che erano tutte promesse menzogniere. La seconda cosa che non va bene è che non è un provvedimento che investe sulla scuola, infatti c'è un intervento che riduce ulteriormente il ruolo dei contratti e della contrattazione, mentre il personale della scuola ha diritto dopo 7 anni ad avere il contratto e a discutere lì della professionalità e della valutazione. E infine è un provvedimento contro la libertà di insegnamento, perché nel momento in cui si attribuisce a uno solo la possibilità di giudicare la qualità dell'insegnamento e le modalità dell'insegnamento, si va esattamente in contrapposizione ai principi dell'articolo 3 della Costituzione della libertà di insegnamento. La scuola reale non può accettare il cambiamento proposto dal governo. Sono delle scelte che vedono tutti contrari, e pensare che ci sia uno scontro tra governo e mondo della scuola ci fa stare molto preoccupati. Oggi le rappresentanze sindacali, a nome di tutti i lavoratori della scuola insieme a noi sindacati, hanno lanciato un messaggio al governo: devono cambiare, e la nostra decisione dello sciopero del 5 è per una buona scuola, per la scuola di qualità e perché siano rispettate le persone che la fanno funzionare. Meno precariato, contratto di lavoro, togliere i poteri al super dirigente che rovinerebbero la scuola. Le RSU quest'oggi hanno dimostrato che la scuola vera, la scuola che si fa in classe, è contro questo decreto, è contro questo disegno di legge. Le riforme della scuola devono essere fatte con la scuola, non contro la scuola. Le riforme servono per cambiare ciò che non funziona, non per modificare ciò che funziona. Qualcosa si muove nel mondo della scuola, quindi abbiamo appreso con soddisfazione che il 5 di maggio le scuole resteranno chiuse, e ci auguriamo veramente che resteranno tutte chiuse, perché è il momento che la scuola si faccia sentire per dire un forte no a questo disegno di legge in Parlamento, che sta venendo approvato con tempi strettissimi, con tempi più brevi di quelli che sarebbero previsti per un decreto. Quindi noi pensiamo che una quasi totalità fra docenti e ATA, compresi anche i dirigenti, si fermeranno e sciopereranno con noi per la scuola, per il paese, perché quello che sta succedendo è inaudito. Un disegno di legge che porterà la scuola o porterebbe la scuola indietro anni luce. Noi dobbiamo per forza avere delle riforme, sì, ma una riforma nel senso di privilegiare le eccellenze, ma non di privilegiare la mediocrità come sta succedendo in questo momento nel paese. Di questo la scuola. Oggi ci sono in piazza tutte le RSU d'Italia che ci rappresentano. Le invitiamo nelle scuole a portare la voce della piazza, perché il 5 maggio tutte le scuole siano chiuse, nessuno apra. Contro la dittatura si risponde così.